Buonasera gente! Ce l'ho fatta ragazzi, di corsa ma ce l'ho fatta. Buonasera Thor, buonasera Fullshave, buonasera per Paolo. Ciao Massimuccio, Angioletto Virgillito, ho detto anche Antonello. Ciao Tommaso, ragazzuoli, purtroppo oggi di fretta mi sono deciso di andarmi a mangiare una pizza qui in una pizzeria vicino a casa mia, che ero solo col piccolo. Uè, Ciapo! La buonasera a tutti. Per amore di farla prima, ma non ce l'ho fatta. Non è stata colpa mia, credetemi. Un'ora aspettare per mangiarti una pizza. Buongiorno e buonasera, Ciapo. Ciao Luchè. Ciao Marletta, Domenico. Allora, ragazzuoli, stasera tac. Stasera barbetta, voi sapete che io non amo tantissimo i rasoi di sicurezza. Mi trovo più sicuro con i rasoi a mano libera. Sembrerà una fesseria. Mi ci trovo di più. Il mio amichetto Ciapo dall'America mi ha regalato questo Blackland, il Dart, che io devo usare, ragazzi. Guardate che gap che ha e che angolazione farà la lametta. Io ci provo. Allora, ragazzuoli, io ve lo dico sempre: se non dovesse andare come una volta è successo con le lamette che io cambio e mi prendo il mano libera perché non mi voglio squarciare. Perché la mia pelle, ragazzi, non digerisce se non azzecco bene la lametta, pur essendo un rasoio, a quanto ho capito, di un certo livello. Ringrazio i miei angeli custodi, che se vuole glielo fare il nome, lo fanno. A tutti salute, a me manco. Nipotino, sono venuto per te, Salvatore, prima, credimi, perché avrei direttato molto più tardi. Credimi, non ce la facevo alle 10. Sono venuto per te, lo sai che ti voglio bene. Allora, ragazzuoli, rasoietto che usiamo questa sera, il Blackland. Ci siamo? La lamettina che viene consigliata con questo rasoio è una persona che non è la classica persona, questa qua, per capirci. Aspetta, ve la faccio vedere. Che questa è un'altra cosa. Non è la persona questa qua, ma questa qua è la persona Mad Prep. È completamente un'altra cosa. Quindi, ragazzuoli, useremo questa lametta qua, che a quanto capisco dalle descrizioni, non me ne voglia qualcuno che ne sa di più di me, è una lametta che in America usano a livello medicale, quindi super tagliente. Pennello che usiamo questa sera, Silvertip della Zenith, super fitto come ciuffo, e saponcino americano, sempre, che mi ha regalato il mio amico Ciapo. Ragazzi, mi sono dovuto scrivere tutto l'inci di questo qua per farvi capire cosa c'è qua dentro, perché ve lo voglio leggere. Domenico Curcio, carissimo, ci siamo persi di vista, una bella bistecca, ogni tanto ce la possiamo andare a mangiare. Allora, innanzitutto, ragazzi, questo sapone è fatto con latte di capra, tanto per cominciare. Lanolina, peperosa bergamotto, foglia di violetta, fava di tonka, vaniglia, cuoio, ambra, sandalo, legno di cedro, muschio e muschio di quercia. Ragazzi, c'è l'impossibile. Il classico mischione americano. C'è un Phoenix torto. Il classico mischione americano. Io ho già. Pff, una bomba, ragazzi. Si presenta così. Gli vado a mettere un pochettino di acqua calda. Ma sai che è tanto per ammorbidirlo? Bagno pure l'upennello e il tempo che armo il rasoio lui fa il suo dovere. Forse. Ragazzoli, che mi raccontate? Dove siete buttati? Baiamonte, saluti da Termini Imerese. Ciao caro. Allora, acquetta che ho messo dentro la ciotola. Michele Migliaccio, un abbraccio carissimo. Allora, ragazzi, andiamo a armare questo rasoio, vediamo come cazzo funziona. Stavo dicendo come cazzo, però non sta bene. La metta che l'apriamo così. Ok, non c'è la colla, perché certe lamette, ragazzi, hanno la colla, e io una volta, non vi nascondo, che per colpa della colla mi sono sminchiato. Allora, apriamo il rasoio, svito. Piglio la metta. Quindi la metta messa. Vado a mettere. Copro la metta. Prevedo dei rumori da
molesti, perché a quanto capisco piegherà la lametta. Me coglioni. Ciao Marco! Rasoio armato. Non so se si vede, ragazzi. Sono buttato a capaci, caro. C'è umidità questa sera, se non dico bugia. Allora, ragazzuoli, pennello completamente asciutto, acqua di vegetazione che la butto in ciotola e vado a caricare l'upennello. E già esplode sa, proprio la profumazione all'americana, ragazzi, come piacciono a me. Che ci posso fare? Sembra un deodorante, ragazzi. Credetemi, sembra un deodorante. Io non ho idea di quanto se ne debba prelevare, ma io gli faccio un paio di giri, carico il pennello a più non posso e voi sapete la mia tecnica, ragazzuoli, che ora me lo vado a montare nella ciotola, ma mai in maniera vorticosa, per come piace a me. Io lo faccio sempre, ragazzi, di punta, in modo che così il sapone non incameri aria, perché mi piace a me il pastone in faccia a tutti gli effetti. Ciotola della Zenith, che c'è un pochettino di acqua, spero che si veda. Tac. Pennellino, vado. È tutto qua. Cerco di appastonare. Appastonare si può dire. Ciao Turi! Ecco, mamma mia, che profumazione, ragazzi! Profumazione mostruosa, mostruosa. Scusate se non leggo i messaggi, ma come dico sempre, siete sempre di più la sera. Ciao Gianluchino! Io ti ringrazio per i consigli che mi hai dato, non l'ho voluto dire prima, ho aspettato che entrassi in diretta. Lui, ragazzi, è il mio guru dei rasoi di sicurezza. Per chi non lo conoscesse, è un grandissimo disgraziato collezionista che ne sa una più del diavolo per quanto concerne i rasoi di sicurezza. E non vi nascondo, ragazzi, che una persona che io gliele vado a massacrare quando sono in difficoltà con il rasoio è il mio mentore. Giorgino, buonasera e tanti auguri, fratello. 48 anni. Quando dici tu e vieni dalle mie parti, ci vediamo. Ragazzi, vado. Mamma mia, che profumo, ragazzi. Ciao Manu! Ammetto che il silver tip è una carezza in faccia, ragazzi, credetemi. Voi lo sapete, che ce ne siete tanti che siete amanti del silver tip. Io onestamente stasera non ho scelto il maialazzo, perché già con il maialazzo io mi stresso la faccia, perché quel fatto di raschiare. Ciao Antonio Lombardo! Col fatto di raschiarmi la faccia, già sistematicamente io me la irrito, ma io me ne frego, ragazzi, perché mi piace. Ciao Ste! Niente ragazzi, pastone che vado a inumidire. Ragazzi, mi raccomando, sempre goccioline sul pennello, come dico sempre, a mettere ci siamo, a levare no. Quindi se lo inondate, poi su cazzi, dobbiamo ricominciare da capo. Sapone che si sta amalgamando. Ciao Vincenzo Baldascino. Bardascino.
Ragazzi, speriamo che non mi sento che la lametta si aggrappa in faccia, perché io di solito con le lamette, ragazzi, non c'è un grandissimo sapone strepitoso. Allora, ragazzi, vi vorrei qua, credetemi. Capisco che un sapone americano, ragazzi, è una confusione di profumazioni, ma mi credete che è bilanciatissimo ed è pure gradevole. Con tutto che capisci che è un'esplosione di sapori quasi mistici, perché troppi profumi, ma è buonissimo. I mischioni li sanno fare. Allora, ragazzi, vado. Però non parlo. Che lama stai usando? Persona Med Prep. Ragazzi, scusate il silenzio. Ciao Marco, però purtroppo io quando uso questi rasoi non mi sento sicuro, perché sono sempre più sicuro col mano libera. Vi sembrerà minchiata, ma sono sempre più sicuro col mano libera. Voglio finire la sbarbata per parlare. Marco Lopez. Ragazzi, vi dico solo una cosa, ha una dolcezza di taglio questo cazzo di rasoio. Ora, non vorrei che sono il classico colpo di culo, sembra che faccio tutta la ruffianata, che ci ho beccato la lametta. Ciao Carlos! Ma ha una dolcezza di taglio che io non sto sentendo neanche che taglia sto rasoio. Mi rendo conto che è molto profondo, ragazzi, ma molto. Assurdo. Boh. Non lo so, ragazzi. Stupito. Vado di seconda passata. E mi faccio il contropelo. Cosa che non faccio mai, sconsiglio a tutti, però quando uso i rasoi di sicurezza, io, ragazzi, il contropelo lo faccio.
ovviamente con la mia pelle non lo posso fare sempre, ma ora avrò un mesetto che non lo faccio, perché per me il contropelo non serve a nulla. Io quando sono in silenzio rimango basito, quindi ragazzi scusate il silenzio, però poi il tutto mi stona, perché voi come sapete io momentaneamente la barba più bella che mi sono fatta in vita mia con un rasoio è stato l'Icon e la Feder. Una Feder messa proprio sull'Icon, che se io metto la Feder in un altro rasoio qualsiasi, ragazzi, mi faccio del male seriamente. Sull'Icon non lo so perché, la mia pelle digerisce e mi faccio una barba di quella incredibile. Ciao Fabio! Benvenuto, buonasera ragazzi a tutti. La verità è che le lame sono garanzia d'Italia e hanno superato il problema. Vincenzo, io guarda, ti dico una cosa, io col mano libera ti posso giurare che riesco a farmi la barba tutti i giorni, e non mi irrito, ovviamente me la faccio solo a pelo, sono sempre liscio, ovviamente scendendo la mano al verso di pelo, ma mi gusta perché sono sempre pulito. Vittorio La Spina, carissimo, buonasera, benvenuto sul mio canale. Ragazzi, la profumazione del sapone è strepitosa. Come vi dico, è un mischione, ma un mischione molto, ma molto piacevole. Pastone, come piace a me. Ragazzi, sembra panna, guardate il latte. Spettacolo. Io adoro i saponi americani, ma che ci posso fare? Ragazzi, una doccella stamattina, mi sono sbarbato col kit fononico 22 Angelo Murro, pelle ancora sono liscio, ti credo. Allora ragazzi, rasoio strepitoso, voglio esprimermi al 100% quando mi metto l'after, o perlomeno l'acqua balsamica. Voi lo sapete, su questa tipologia il dart due passate e non più. E infatti sto facendo il contropelo per come mi hai detto, e io mi fermo perché già mi sento Madonna, la barba fra 15 giorni mi cresce. Allora, lamette che tagliano in maniera strepitosa, Gianluca, strepitosa, manco le sento in faccia, manco le sento macchinose sul rasoio, però non le sento a livello di taglio, non mi danno il fastidio del tagliente. Che rasoio, ragazzi. Ti sembra che poi più veloce, ma insomma, Vincenzo, io non sono bravo con questo rasoio, con questi rasoi qua. Io onestamente li uso pochissimo, non ho grandissima mano. Cerco di difendermi, ma non sono bravo, mi rendo conto. Gianluca è sempre puntuale e gentile, sì, ma io gliele massacro, perché ti ripeto.
lui di questo mondo sa, dei rasoi di sicurezza sa, e quando lui mi dà un consiglio io lo piglio, perché lui ha veramente, i ragazzi, il margine di paragone, perché ce l'ha. Ovviamente ricordatevi sempre che una lametta da faccia a faccia cambia tutto, eh? Cosa importantissima. Che dolcezza, ragazzi. Ma calcolate sempre che mi sono preso una pizza, ho mangiato la birra, già ti sei fatto diverse red point, eh sì, però calcola che sono perfettamente in digestione, eh? E posso dirti con certezza che sto rasoio in faccia non si sente, questo è un altro rasoio di quello là, mi sciacquo la faccia, ragazzi. Fabio, allora, il miglior momento per farsi la barba è la mattina, quando la pelle è riposata, il flusso sanguigno o perlomeno la pressione è molto bassa, è il momento più indicato, ma io la mattina non la posso fare, la faccio la sera con voi, ormai la mia pelle, diciamo, che si è abituata. Ovvio, mi rendo conto che mi capita la sera quando sono in diretta con voi, se mangio tanto pesante, lo sento sulla faccia che me lo sento stressato. Io finora, da quando faccio le dirette, forse l'avrò fatta due o tre volte la barba di mattina, e ammetto che è completamente un'altra cosa. Mi faccio qualche pistilino che ho scordato. Ragazzi, voi non potete capire quanto sono liscio e quanto va a profondo sto rasoio. Spettacolo, eh? Questo è il classico rasoio che chi è un collezionista, ragazzi, non si può fare mancare. Questi sono gli oggetti che uno dice: ma io che cazzo me lo compro un rasoio di 30 euro? Che poi lo prendi e lo metti di lato, poi te ne compri uno di questo qua e impazzisci e non lo usi più gli altri. Questi sono gioielli. Ragazzi, io vi posso dire una cosa: come dolcezza di taglio e per come sono liscio, 10. Ho trovato un altro rasoio pare all'Icon che mi ha fatto fare una barba allucinante. Però con l'Icon non sono andato così profondo. Mi ha fatto una bella barba, però non sono andato così profondo. Mentre questo qua, ragazzi, credetemi, sono sicuro che la barba mi cresce fra 10 giorni. Che rasoio allucinante, ragazzi. Senza obliquo, perché mi hanno consigliato non fare l'obliquo e io non lo faccio, perché ci ho capito che lui è selvaggio. Si chiama Blackland. No. Lo proverò, lo volevo acquistare onestamente, non vi nascondo che ce l'ho messo nel carrello, ma sto aspettando il mio amico che li riordina, e invece di prenderlo fuori lo piglio in Italia, lo piglio da Francesco Marrapodi quando gli ritornano. Ragazzi, che barba, sono strepitosamente affascinato. Sapone, ragazzi, che ve lo dico, allora c'ho il bagno completamente inebriato e ragazzi non me ne dico minchiate, cioè questo è un deodorante, non è un sapone, cioè praticamente ho il bagno in esplosione di sapore. Qua ancora c'è una ciotola di sapone, panna, madonna mia, ragazzi, buonissimo, buonissimo, è un miscuglio,
no, no, non sono dei sentori definiti che ti godi il singolo profumo o perlomeno una piramide fatta a mestiere. Sono quei saponazzi americani, ma tanta roba ragazzi. Cannello a mollo, ce lo faccio sciacquare. Ogni volta che io devi provare l'ambassador, e lo proverò, o perlomeno lo acquisterò e lo proverò, perché ora so che non mi voglio fare mancare. Sono estasiato, ragazzi. Cioè, alla fin dei conti, avevo qualche red point qua. Per chi è puntino rosso col sangue, red point. Però con l'acqua fredda si sono chiusi subito i pori e sono perfettamente. Ora vediamo. Lui parla. Ora con lui io vi dico quello che è successo. E vi dico anche fra 2 giorni quello che succede. Perché poi dove brucio, poi mi fa la puntina con il pussettino bianco quando mi irrito a bestia. Allora, voi non ci crederete, ragazzi, ma brucio solamente qua, in quei raid point che mi sono fatto. Ciao Alessio! Auguroni al nuovo barbiere, se sei con lui abbraccialo da parte mia, tantissimi auguri. Ho visto che c'è pure Donato con voi, salutami quel disgraziato, non lo fate mangiare tanto che ho visto che sta lievitando praticamente, è messa all'ingrasso, a Natale lo ammazziamo. Ragazzi, strepitoso. Andrea Martini, sono affascinato. Allora, io vi dico una cosa. Secondo me questa lametta non è una lametta che fa per me. Ma con tutto questo, credetemi che mi sono fatto una barba che penso che mi cresce fra 15 giorni. E ho avuto solamente un pochettino di irritazione qua, che è andato profondo. Ma secondo me qua, se io ci metto una lametta di quella azzeccata, andavi troppo veloce con questi rasoi, mano leggera, passate lunghe e continue. Andò, io sto a usarli poco questi rasoi, ti ripeto, vi sembrerà strano ragazzi, ma io sono più bravo con i mano libera con questi rasoi. Mi sono fatto una bellissima barba, però sono sicuro che questo non è la lametta adatta per la mia pelle. Io sono sicuro, per esperienza, visto che con l'Icon B1, con tutti mi dicevo no, la Feather no, io gli metto la Feather con la mano leggerissima, barba di 2 giorni così bella, faccia riposata, io vi faccio vedere che mi faccio una barba spettacolare. Questo qua è un gran rasoio, ragazzi, cioè ho capito che vuol dire rasoio, c'è differenza con l'Icon, ragazzi. La lama la butto, ovviamente una barba sola io mi faccio con per quelle volte che le uso, Vincenzo, ma chi se ne frega. Lametta americana, asciugo rasoio, ovviamente con tutte queste profumazioni un after che io ci vedo veramente azzicato, si può dire azzicato? Belli, e sono felice veramente che si possano realizzare i suoi sogni in questa barberia, visto che ci ha creduto dal primo momento, ci crede. La cosa bella è so che quando vado a Roma, oltre a trovare familiari miei, mi vado a trovare pure il barbiere, questa è una cosa bellissima. Grazie Pulshade, sentiamoci per telefono qualche volta, ci facciamo una chiacchierata, ti abbraccio, buona serata. Allora ragazzuoli, non brucio più, se guardate già l'acqua balsamica ha fatto il suo dovere. Ora vado di after, l'after che io ci vado ad abbinare il Brandy Spice, ragazzi, che è una bella profumazione ricca di tanti agrumi o perlomeno di tanta frutta, di mele, e ci sta alla grande, ci sta alla grandissima. Questo picchia, ragazzi, quindi mi preparo. Ovviamente non picchio un cazzo.
Perché già l'acqua balsamica aveva fatto tutto praticamente. Devastante, ragazzi. Non potete non avere l'acqua balsamica. È un tocca sana, ragazzi. L'acqua balsamica e la plastic. Benedetto quell'uomo che quel giorno mi consigliò per la prima volta l'acqua balsamica e la plastic. Che onestamente non ho avuto modo più di sentire. Ma avrei avrei tantissimo piacere di risentire questa persona. Che la vedo un po' scomparsa. Che ne dite col baffetto allo sparviero? Quasi quasi si sta incominciando a sistemare per fare il baffettino. Tac. Zio Pippo, ti ricordi che siamo a meno 6? Tu sei? Io sempre qua sono. Ormai ho capito che il mio bagno è un pellegrinaggio. Già siete stati in 4 o 5 a venire nel mio bagno, di cui uno, che ringrazio, mi ha permesso di pubblicare le fotografie. Tutti gli altri invece vogliono stare nell'anonimato. Rispetto tutti. Oggi me lo sono sfoltito un pochettino di qua il pizzetto, ci ho perso 2 ore ma ce l'ho fatta. Allora ragazzuoli, facciamo il punto della situazione, sono veramente contento. Io posso dirvi una cosa ragazzi, però modesto parere per i rasoi di sicurezza, non mi ha, come si dice, non mi spingo più di tanto, però per quel poco che ho capito io, avendoli tutti, perché ce l'ho tutti e l'ho provati tutti, ovvio non li ho potuti studiare con le lamette a giocarci, fino a beccare la lametta giusta, però un'idea me la sono fatta. Allora, quando si piglia un rasoio del genere, o si piglia un rasoio del genere, o si piglia un rasoio del genere, o si piglia un rasoio del genere, per capirci, hai dei rasoi nelle mani a tutti gli effetti. Ora mi rendo conto cosa vuol dire la parola icon. Ora mi rendo conto che vuol dire un rasoio di uno scalino superiore. Sa rosa, chista è n'altra cosa. M5, 5.000 benzina, 600 cavalli, Lamborghini. Non c'è storia, ragazzi. È una bomba. E sicuramente nel mio cammino, quante ne proverò, di superiori e superiori e superiori, ma come struttura e come taglio, ragazzi, è qualcosa di allucinante. Vi ripeto, questa qua non è la mia lametta, ne sono che io lo sapevo, mi sono voluto fidare dal costruttore e dai consigli che ho preso da chi ne sa più di me, ma secondo me, essendo che le lamette sono molto personali al viso, io qua metto una Kai o una Feder, mi faccio una barba spaziale, ne sono pienamente convinto. Perché ho la pelle dura, quindi devo passare quanto meno possibile, con una volta devo tagliare tutto. Non che sia passato tante volte. Ragazzi, sono di un liscio impressionante. Impressionante. Cioè, rasoio veramente da mille e una notte. Rasoio da mille e una notte, ragazzi. Puttana. BMW Lamborghini. Non c'è storia, ragazzi. Vi dico sempre, guardatevele le recensioni, non comprate in maniera convulsiva cacate che poi andate a mettere nell'armadietto. Se avete la fortuna che ci siamo noi, tutti quelli che recensiamo prodotti, consigli, pigliateli. Ovvio, tutto il mondo della rasatura è tutto molto personale, però ragazzi, il prodotto buono è il prodotto buono, poi tu qua devi andarci a giocare solo con le lamette, ma ti compri un rasoio e te lo compri il numero uno. Questo secondo me è un rasoio che te lo compri lui e tutta la sua linea, visto che il nostro amichetto che ho chiesto consigli stasera mi ha fatto vedere che ha tutta la linea. Te ne compri uno, te lo vai a scegliere nelle descrizioni quello che potenzialmente può essere più vicino al tuo viso o ti guardi la recensione di qualcuno. Questo è il rasoio definitivo. Ragazzi, non c'entra un cazzo con tutti gli altri rasoi, credetemi, non c'entra niente. Siamo in un altro pianeta completamente. E vi ripeto, io nel mio piccolo, come punto di riferimento, con la sbarbata più bella della mia vita, è stato l'Icon B1 con la Feder. Che tutti quanti mi dicevano, no, le Feder no, ti ammazzi! Ragazzi, io con questo qua e la Feder mi sono fatto la barba più bella della mia vita.
Ma questo è ancora più dolce di questo qua. Questa è una dolcezza, ragazzi, infinita. E con tutto che le mette prep le persone, secondo me non sono le lamette giuste per il mio viso. Io qua ci devo mettere o una Kai o una Feder e godo, ragazzi. E se becco la lametta, come dico io, con la Feder, mi vendo tutti gli Igon. Perché è inutile tenere la collezione. Io non sono un collezionista di rasoi di sicurezza. Io sono un appassionato. Sono collezionista dei rasoi a mano libera. Ma quella è un'altra cosa. Stasera ho goduto, però se era col mano libera godevo ancora di più. Ma ci vuole ogni tanto farmi una barba con voi. Ovviamente, ragazzi, non pigliate spunto di come uso il rasoio di sicurezza io, perché faccio vergogna. Perché non ho grandissima manualità. Ho i miei limiti, anzi, bene o male, penso che ci sono riuscito a non fare schifo, schifo, schifo. Ciao nipotino, ti abbraccio, ci vediamo molto presto. Ho fatto il possibile, perdonami se non sono riuscito a essere in diretta prima delle 10, ma era tutto programmato per le 10. Ragazzi, punto della situazione. Stasera non ho messo il pre-barba, ho messo questo sapone del Aeghe in faccia, montato, monta a pastone. Vi dico l'inci un'altra volta che c'ho perlomeno la profumazione che c'è qua dentro, ragazzi, è una bomba. Questo è un profumo d'ambiente, non è una crema da barba. Composizione fatta con latte di capra e lanolina, peperosa, bergamotto, foglia di violetta, fava di tonka, vaniglia, cuoio, ambra, sandalo, legno di cedro, muschio e muschio di quercia, ragazzi. Cioè, è una bomba di profumi che ovviamente se non li leggete non scoprirete mai che cazzo c'è qua dentro, perché fa profumo, però tu non hai una piramide olfattiva, tranne che sei Mister Naso Fotonico, ma non ci credo. Però ragazzi, tanta roba, tanta scorrevolezza e tanta protezione, perché io con questa tipologia di saponi la mia pelle, ragazzi, reagisce in maniera diversa. Ho più goduri in faccia, non lo so, con tutto che capisco che poi tecnicamente, se andate a vedere l'inci, non sono dei saponi super prelibati o super particolari. Però io mi ci trovo. Lamette che abbiamo usato, Persona Med Prep, che non sono le persone quelle blu, sono quelle americane, che le trovate sul sito Razor Blade, se non dico una minchiata. Che è un sito solo che vende lamette di tutto il mondo, la trovate tutte le lamette possibili e immaginabili. Finita la sbarbata, ho messo il mio amato Mirso, ragazzi, che non vi può mancare. Questo nel momento in cui finite la rasatura e magari avete qualche puntino rosso, chiamate tecnicamente red point in faccia, qualcosina l'avete visto nel momento in cui io l'ho messo. 3 minuti il tempo che parlavo con voi, faccia perfetta, quindi la benedizione per i nostri visi. Che vado a posare. E finale come after, visto che là c'è un miscuglio di profumazioni che after dovevo mettere, ho messo un Clubman, un Brandy Spice, che questo qua è pure un miscuglio di mela, di arancio, di vaniglia. Si è sposato perfettamente al sapone. Io, ragazzi, con questo qua vi saluto, vi dico sempre grazie e spero che sicuramente domani non diretta, perché ragazzi, così col pelo e contropelo, io penso che la barba almeno mi cresce fra 3 giorni. Ma faccio il possibile per sbarbarmi. Prossima sbarbata si ricomincia la saga Livi, perché c'ho un bel po' di rasoi da recensire, tutti della collezione privata del maestro. E quindi è giusto che ve li faccio vedere e ve li faccio suonare. Detto questo, ragazzi, vi saluto, una buona serata, fate i bravi. Noi qua a Palermo abbiamo il festino, ma io non ci vado. Noi ci mangiamo stasera le babbaluci, perché la babbaluce è l'animale più furbo del mondo. Perché? Perché anche da morto se la fa sugare. Con questo vi saluto, la buona serata a tutti.